miliardo e mezzo di euro distribuito tra 27 città italiane per mettere in campo, a fianco a quelle già svolte dalle forze dell'ordine, azioni di lotta alla contraffazione. Il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato partecipa al convegno nazionale organizzato nella sala giunta del comune e ribadisce l'impegno del governo su un fenomeno che condiziona fortemente lo sviluppo economico e la crescita del paese. I prodotti contraffatti intanto danneggiano i consumatori, spesso e volentieri, parliamo di alimenti contraffatti, di farmaci contraffatti, di oggetti che finiscono nelle mani dei bambini e che non hanno le caratteristiche per poter essere manipolati dai bambini. E poi sono prodotti che producono un danno enorme a chi si impegna a produrre oggetti che hanno un forte contenuto innovativo e tecnologicamente hanno richiesto grandi risorse per la ricerca e che si trovano di fronte a prodotti che invece possono vantare di un vantaggio nella produzione, nei costi enorme. Da nord a sud i maggiori comuni italiani si uniscono nella lotta al mercato del falso, che con un giro di affari di quasi 7 miliardi provoca una perdita di 110.000 posti di lavoro. L'obiettivo è promuovere dunque un programma di azioni territoriali che alle specifiche attività di contrasto affianchi misure di promozione della legalità. Si inserisce in quest'ottica il piano di intervento Emozione Napoli, avviato dal comune con polizia locale e forze dell'ordine per valorizzare la città, la sua cultura, le sue tradizioni. Una lotta forte e dura alla contraffazione che non spetta solo alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma a tutte le istituzioni, a tutto il mondo produttivo, e nello stesso tempo esaltare quella che è la nostra forza, il Made in Naples, le emozioni, l'economia che fonda nelle sue radici della tradizione la propria forza, appunto far conoscere meglio nel mondo quella che è la nostra ricchezza, il nostro giacimento petrolifero, che sono le attività produttive, il commercio, l'artigianato, l'enogastronomia, il manifatturiero napoletano. Vorremmo che fossero molte di più le città che si impegnano. Adesso una delle cose che ho in mente è quella di convocare tutte le città capoluogo di provincia e di presentare un programma preciso che faremo insieme a tutte quelle forze che su questo piano sono impegnate.